Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana, soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E benvenuto, bentornato, questa è Vacanza alla Radio, io sono Gianluigi, l'agente di viaggio con la passione radiofonica, e questa sera ti porterò con me in un mondo romanticissimo, in un tante altre realtà, e molto importanti per passare questo periodo di San Valentino. Allora, subito i numeri per entrare in contatto con noi al 320 46 87 503, ma tutti i contatti li trovate sulla nostra casa, nel nostro sito, che è www.radiovacanze.com. Qui vi potete iscrivere, anzi ti dico iscriviti al canale Telegram di Radio Vacanze per avere tutte le chicche in anticipo prima degli altri, risparmiare qualche soldino e soprattutto avere quel valore che diamo sempre agli ascoltatori di Radio Vacanze. Questa puntata sarà molto particolare perché sarà dedicata a tanti ragazzi che anche sono venuti qui a fare i viaggi di nozze da noi, in particolare a Lucrezia e Paolo. Lui è un carissimo ragazzo, un alpino dell'ottavo Alpini di Udine, e lei è una bravissima ragazza romana che l'ha seguito in questa sua scelta, e sono tornati qui alla Viaggio Vedo a fare il viaggio di nozze perché la zia aveva fatto questa scelta tanti anni fa. Dunque molto molto carine questa idea, e noi ci siamo divertiti un po' a giocare con loro per fare appunto il punto, perché il matrimonio è un passo veramente importante, è un passo d'amore. Allora vi ricordo sempre, tra poco, che poi ci collegheremo con una nostra poetessa, la Caterina, e che la poesia sarà dedicata appunto a questi ragazzi. Lei è anche una grande scrittrice lombarda che si è trasferita in Calabria, in questo caso abbiamo fatto l'inverso, per amore. E poi vi porterò in giro per i posti più romantici, ovviamente, d'Italia, ecco, delle città principali: Napoli, Milano, Torino, Roma, con qualche aneddoto e qualche cosa un po' di particolare. E intanto però anche i saluti sia a Paola, la guida che avete sentito di Firenze la settimana scorsa, e sia a Luisella, la guida di Venezia. Mi hanno mandato delle cose, mi hanno detto stiamo male purtroppo, e allora le rimandiamo a loro l'incontro la prossima settimana. Però intanto auguri ancora di buona guarigione, di passare un buon San Valentino a tutte e due. E poi c'è da fare i saluti, questo è importante ragazzi, che sono la mia collega agente di viaggio Mara di Hotel Plan, che fa gli auguri al suo marito Claudio, ed è lei che mi ha aiutato a fare il preventivo per la nostra coppia di Paolo e Lucrezia. Bene, andiamo avanti allora, facendo appunto gli auguri a tutti quanti loro. Io comincio a chiamare la mia amica e anche la vostra amica, che è importante, Caterina. E io so che la disturbo sempre perché segue anche i ragazzi, insegna ancora, come la figlia, era bravissima maestra e ha una voglia di comunicare veramente importante, perché scrivere è qualcosa di unico. Bene, poi ancora avremo poi un collegamento con un ristorante romano segnalato dalla Joe Cocker Band, da Danilo,
che praticamente farà una cena di San Valentino e lì canterà il nostro Danilo della Joe Cocker Band, e mi ha segnalato appunto questo locale per mettersi in collegamento e fare due chiacchiere appunto con Barbara, la nostra amica. Vediamo un po' poi, ma non scopriamo le carte perché ce n'è tanto da caricare. Intanto vediamo se Caterina è disponibile a venire all'apparecchio a farci due chiacchiere, a venire al telefono con noi. Caterina, buonasera, benvenuta a Radio Vacanze, come stai? Bene, grazie Gianluigi, e tu? Ho visto Benissimo. che hai fatto. Abbiamo i ragazzi in linea, ci stanno ascoltando, Lucrezia e anche Cosetta Gigli, insomma il tenore, insomma, ci sarà. Allora, noi pendiamo dalle tue labbra questa poesia sull'amore che ci vuoi dedicare, dedichiamo a chi ci vuole bene. Guarda, ce ne sono talmente tante, lo sai. Avevo anche qui davanti quelle, tutta la raccolta di parole d'amore che 2 anni fa avevamo fatto un libro, però non sapevo quale scegliere poi, e quindi alla fine dico va bene, prendo una mia dal blog. Intanto voglio fare gli auguri naturalmente a tutti gli innamorati, e lo sappiamo che non è solo il giorno di San Valentino, No, vero? È certo. giusto per ricordarlo, però l'amore è tutto l'anno, quando si condivide, quando si vive insieme, insomma, quando si ama, dai. Sì, ha E quindi voglia. faccio un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti gli innamorati. Ti ringrazio per avermi chiamato ancora una volta, e volevo dedicarti questa teneramente, se ti fa piacere. No? Ecco, cantava il poeta: quali colombe dal disio chiamate, tali sono l'anime innamorate, cui splendono gli occhi e tremano le dita per l'ardore che le consuma. Le guardi felici e t'accorgi come cantano i cuori, come volano i piedi all'incontro, come lievi soffi di vento sussurrano parole che restano in viso, pensate e non dette, riflesse nel cuore che tace, che piange, che freme, come foglie che il vento alitando scuote, come sole uscito improvviso da una nuvola nera di pioggia, e ti lascia sorpresa la luce dorata che splende sul viso alla mia innamorata. Ecco, io penso che queste sono Le le parole più belle che emozioni, potevi trovare, le l'emozione, sai. sensazioni che Allora, provano tutti gli tutti i ragazzi, innamorati. cioè tutti gli innamorati, ovviamente. Questa è una cosa Certo. importante. Allora, questa l'abbiamo dedicata a Lucrezia e Paolo in modo particolare perché si stanno per sposare, ma poi è Oh, dedicata anche benissimo. agli altri ragazzi che con noi no? Occupano i weekend cuori e cocco, i weekend romantici per stare insieme, per rinnovare l'amore. Allora, carissima, io dedico a te e ai ragazzi, Cosetta Gigli, se amore ci sarà, un bellissimo brano che parla proprio di questo. Meglio di così non potevamo fare. Grazie, Grazie a grazie te, un Gianluigi. saluto alla terra di Un Calabria, un saluto a te, alle tue figlie e ancora saluto tanti anche a auguri. te. Ciao. Grazie, Ciao. tanti auguri anche a Ciao. te. Ciao, ciao. In questo lungo viaggio so che incontrerò sorrisi, pianti e mille più sorprese, non tutte con i fiocchi, alcune anche impreviste, ma sempre figlie della vita. Se un giorno mi diranno attenta a non fidarti, avrò dentro di me un risentimento. Io credo ancora all'uomo, io credo ancora all'aria ed al perché di questa terra. Ma il vento mi sussurrerà. Sogni e tutte le speranze.
coprirà gli sguardi di chissà cos'è la sofferenza di una guerra e di un bambino che non può saper perché nessuno gli fa compagnia. Ma il vento so, mi sussurrerà, se amore ci sarà, più facile la via, sarà per noi già figli della storia. Coltiva il tuo giardino e sradica le idee di chi fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Minuccio saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tu non te ne dà. Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo, Radio Vacanze, quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. E bentornati con Gianluigi, questa è Vacanza alla radio. Va in onda tutti i mercoledì in diretta alle 19.30, salvo ecco questa eccezione, perché ovviamente domani sera abbiamo delle cose per voi, andremo a scoprire tutto l'emisfero orientale, siamo stati invitati dall'ente del turismo thailandese, dunque andrò a scoprire tutto quello che c'è da scoprire per portarlo qui in agenzia e farlo conoscere a chi non sa. Ovviamente magari non è mai stato in Thailandia, magari non è stato in quelle bellissime spiagge
raccontate anche in diversi film, che comunque no, vanno presentate, ecco questo. Allora, intanto continuano ad arrivare i messaggi, io vi ringrazio perché è vero che la radio diciamo l'abbiamo fondata qui alla Viaggio Vedo, ma una radio senza pubblico è poca cosa. Allora il valore delle persone che ti ascoltano determina sicuramente la voglia di fare ancora bene. Allora, mi diceva appunto che mi segnalo che è in ascolto l'ottavo Alpini. Va bene, ragazzi, va bene. Veci, auguri a tutti per San Valentino, a voi, alle vostre compagne. Non diciamo ai vostri comandanti perché magari è peggio, no? Allora, abbiamo tanto da fare insieme, specialmente nella seconda parte abbiamo il nostro amico blogger Lorenzo con cui parleremo dei temi della, diciamo, di quello che abbiamo scoperto durante la settimana, le news, quelle famose, no? Che girano appunto per la redazione tutta la settimana e poi con Lorenzo le commentiamo e le spieghiamo a chi magari non ha non sa, ecco, non è proprio ferrato del settore, aiuteremo ad acquisire valore. Bene, allora, i posti, cominciamo, i luoghi più romantici a Napoli, ne ho visitati diversi, però quelli che mi hanno colpito di più sono Castel dell'Ovo. Io ho fatto un giro ed è eccezionale, sia dentro sia sopra, per guardare appunto il panorama del Golfo di Napoli, dove tu hai di tutto, hai da Posillipo ai Campi Flegrei, poi ovviamente i borghi marinari, come dicevamo Mare Chiaro, la Certosa di San Martino sicuramente, il Parco dei Chiamondoli, Villa Floridiana e Palazzo d'Anna. Questi sono quelli che a me mi hanno colpito di più. Poi anche qui, voi non lo sapete, ma anche Milano ha dei posti romantici, veramente. In particolare sono le terrazze del Duomo, la Piazza dei Mercati, oppure i Navigli, lì verso il vicolo di Lavandai. E poi, come non dire, le colonne di San Lorenzo. E poi, ecco, ancora quello che piace a me è i giardini di Porta Venezia, verso Parco Sempione, l'Orto Botanico e ancora altro. Come vedete, forza di girare, poi se ne girano. Ecco, poi io sono stato anche molte volte, voi sapete, vado a Torino per motivi legati a, professionalmente, e ho scoperto appunto dei luoghi molto belli, in particolare dal Colle di Superga, che ho visitato, c'è una bellissima basilica sopra da andare a vedere, e poi sotto c'è tutta Torino, veramente particolare. Piazza San Carlo, come non parlare dei propri dei caffè che appunto si hanno nella serata appunto di questa piazza, con tutte le luci illuminate e i caffè all'aperto. Allora, una cosa interessantissima, quella che mi piaceva, ecco, vediamo, abbiamo un'altra telefonata, no, ok, e ogni tanto c'è qualcuno di noi che chiama, non riesco a prenderlo. Allora, noi Torino appunto, Piazza San Carlo e il Monte dei Cappuccini, Villa della Regina, e poi ancora la tutto quello che è il parco diciamo del Valentino, e poi c'è molto ancora appena fuori le ville di Savoia, no? Non è che manca la possibilità, diciamo, di essere romantici anche a Torino. Adesso andiamo a quelle di eccellenza, Venezia ovviamente. Abbiamo dei localetti molto molto carini, c'è un bellissimo bistro romantico che ha solo 6 tavoli e si chiama Covino, è un po' particolare. Il ristorantino, è un ristorantino, La Zucca si chiama, ed è veramente molto carino, in queste calle quasi nascosto. Normalmente ci vanno i veneziani, però noi di Radio Vacanze siamo stati a vedere un po', no, come erano le cose, spesso e volentieri, perché abbiamo l'opportunità ogni volta che ci andiamo ad imbarcare a Venezia, abbiamo questa realtà. E ancora c'è la terrazza romantica sul Canal Grande. Beh, questa, signori miei, io che l'ho vista, da fermarsi un attimo. A proposito di Canal Grande, c'è una storia molto particolare, qui testimonia, diamo ragione a Lucilla, dello spirito gogliardischio dei veneziani, dell'inventore di questo carnevale, è il Palazzo dei Camerlenghi. Qui si dice, in tema dell'amore la dice lunga, che siccome questo palazzo, che è circondato da tutta, diciamo, su 5 lati, è circondato dall'acqua, ed è un palazzo, parliamo del 1525,
dopo tante ristrutturazioni, volevano sostituire il Ponte Rieni e farlo in pietra. Questi lavori, che sono andati avanti per più di 70 anni, dunque potete capire, no? Anche allora si stufavano un po' la gente, e diceva appunto l'attesa dei veneziani. Un signore, un veneziano dell'epoca, con molta ironia, disse: «Questo ponte sarà fatto quando mi nascerà un'unghia al posto dei genitali». Ovviamente vi pare che una cortigiana non si faceva scappare la battuta? E lei disse, molto esaltata, e dice: «Ecco, queste sono le mie parole. Quando la mia vagina prenderà fuoco, il ponte sarà fatto». Dunque, i camerlenghi, da buoni temponi, cosa hanno fatto? Hanno proprio riportato queste effigie, queste parole, con delle stampe sui capitelli del palazzo. Dunque, oggi ancora si vede appunto una figura femminile con il fuoco tra le gambe e questa figura maschile invece con questa unghia a posto dei genitali. Dunque Venezia veramente veramente particolare. Bene, allora subito prima della prossima pausa musicale invece gli amici di Radio Vacanze, gli amici quelli veri, no? Quelli che, come si dice, che quando li trovi risparmi un tesoro. Via con la sigla. Chi trova un amico risparmia un tesoro. Gli amici professionisti di Radio Vacanze ti consigliano solo il meglio per i tuoi spostamenti. Ed eccoci qua. Allora, Barbara, la nostra amica del ristorante della Joe Cocker Band, dove prossimamente sarà una bellissima serata condotta appunto da il nostro amico Danilo della Joe Cocker Band. Suonerà in questo ristorante. Ciao, cerchiave, ciao, come stai? Non sei Barbara? Bene, tu? Non sei Barbara? Sono Barbaro. Sei Barbara, come stai? Sono il marito, sono Paolo. Ciao Paolo, benvenuto in trasmissione. Ti abbiamo coinvolto, sia te la tua signora, qui. Qui abbiamo il nostro pubblico, come sai Radio Vacanze trasmette la musica di Danilo della Joe Cocker Band. Allora, io non ho anticipato niente del nome del tuo ristorante perché l'ho voluto lasciare a te. Allora, cosa fai, come si chiama il tuo ristorante e che cosa vi siete inventati per la serata di San Valentino? Ok, allora, il ristorante si chiama Bianco Rosso e Pannone, siamo ad Acilia in via Giuseppe Fagnano 2. Diciamo che per San Valentino ci siamo inventati un menù a base di pesce con tante cosine simpatiche, tra cui la parmigianina di melanzane al polpo, tante cosine sfiziose, insomma. E la musica di Danilo della Joe Cocker Band. Sì, mica è male, sì, eh? Sì, sì, sì. Vi siete attrezzati per benino, insomma. Sì. Senti, bella atmosfera. Danilo è molto bravo, io passerò come sempre l'informativa perché vale la pena per passare una serata diversa. Senti, vogliamo dirti di più, ma siete sempre stati ristoratori, come avete venuto questa idea di fare? Allora, io ho iniziato a cucinare prima di iniziare a fare la barba, perché ho iniziato a lavorare a 14 anni in cucina e adesso diciamo che sono parecchi anni che faccio il cuoco. Lo chef, giro un sacco di locali e sono 11 anni che siamo qua con Barbara a Bianco Rosso e Pannone. E l'idea è stata di Barbara, io ho avuto già altri due locali, uno a Roma e uno a Fiumicino, e poi volevo fare un po' il freelance. E poi ho incontrato Barbara, ho detto dai, riapriamo un locale insieme e quindi abbiamo intrapreso questa avventura insieme. Poi avete fatto siamo benissimo. Siamo conosciuti in un ristorante qui a Ciglia, io stavo in cucina, lei faceva la cameriera. E da lì è nata, poi oltre alla nostra passione diciamo d'amore, è nata anche la passione della ristorazione, insieme abbiamo coltivato questa cosa diciamo. Dunque c'è tutto, no? Meglio nella puntata di San Valentino non poteva andare meglio di questa, insomma, no? Mi fa veramente piacere, sono contento di questa cosa. Allora, ripeti per cortesia l'indirizzo e il nome del tuo ristorante, perché... Bianco Rosso e Pannone, in via Giuseppe Fagnano ad Acilia, praticamente il proseguo di via Fabiano Landi sarebbe. E il nostro numero di telefono è lo 06 523 60 181. Vi aspettiamo e passeremo una bella serata insieme. Sicuramente. Allora, intanto io ho preparato Something, in un brano di Danilo, della Joe Cocker Band, per farvelo sentire, e come abbiamo detto stamattina con Barbara,
i tuoi ospiti potranno avere un buono sconto con quello che hanno pagato da te prenotando qui alla Viaggio e Vedo le prossime vacanze. Dunque abbiamo fatto tutti insieme un bellissimo regalo di San Valentino. Un abbraccio, saluta a tutti, saluta grazie. Barbara e Danilo grazie. Della Gioco Girl Band qui a Vacanze alla radio. Ciao! Grazie, buona serata a tutti, grazie, ciao. Buona serata. Danilo della Joe Cocker Band. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know I believe her now. Something in the way she's mine, that I don't need no other lover. Something in the way she's mine for me, I don't want to leave her now. No, I believe her now. You ask me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around. Like no other lover, something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. No, I believe her now. Fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Ed eccoci, grazie Alessio Maria Maffei, grazie per l'aiuto, perché è un professionista, un grande attore da veramente da seguire. Allora, continuano ad arrivare messaggi, io vi ringrazio tutti, in particolare abbiamo visto che la famiglia di Lucrezia, qui gli zii, ci stanno ascoltando tutto, benvenuti anche a voi su Radio Vacanze, vi auguro anche un buon San Valentino e qui siamo a disposizione. Bene, adesso abbiamo l'intervista con Barbara
Coca-Cola. Vediamo se la riusciamo a trovare, perché ovviamente, come sapete, sono molto impegnati con Ora o Mai Più, il programma di Amadeus, ma noi proviamo a seccarla, vediamo se ci riusciamo, perché ho chiesto alla regia di chiamarla. Vediamo, riusciamo a prenderla. Noi ci proviamo sempre, per carità, perché nel nostro facciamo questo lavoro, raccontare anche gli artisti, il territorio e quant'altro, mi fa veramente piacere. Adesso sta squillando, sento il telefono, penso che lo sentite anche voi. Eccoci. Barbara, buonasera, benvenuta a Radio Vacanze. Sei già in diretta con i miei ascoltatori. Abbiamo anche dei ragazzi già che hanno fatto dei viaggi nozze, innamorati nella serata che si avvicina a San Valentino. Dunque ce n'è, ce n'è, bella, bella, bella. Benissimo. Sono molto contento che ci sia tu in questa puntata, perché tu l'amore lo trasmetti quando canti. Grazie, grazie Gianluigi. Eh beh, si fa quel che si può, di solito è questo che dovrebbe fare uno che sta sul palcoscenico. In realtà, oltre all'amore, anche un po' di panico, che sono sempre molto tesa, ma non ho ancora capito il perché. Forse non sono ancora, arriverò a stare dentro al meccanismo televisivo nell'ultima puntata, a divertirmi forse di più. Ecco, magari a divertirti, perché come ti dicevo quando ci siamo sentiti, sicuramente il tuo carisma ce l'hai. Senti, ma diciamo un po' di storia di te, perché molti non sanno che tu hai una forte preparazione dal pianoforte, dalla scuola di attrice, insomma, sì. Ce n'hai dietro. Diciamo che ho nel tempo, in maniera molto dilatata, ho cercato di non perdere mai di vista la mia preparazione, anche perché credo che approfondire sia assolutamente obbligatorio per chi fa questo mestiere. Dal punto di vista musicale è la prima cosa. Certo. E quindi insomma cerco di parlare lo stesso linguaggio dei musicisti, perché è anche interessante e importante. Certo. E poi dopo guarda, molto, molto velocemente ti dico che in realtà il motivo per cui io non sono stata più in televisione per lungo tempo era perché nella strada ho incontrato il musical e l'opera popolare, quindi mi sono dovuta preparare proprio per questo. Certo. E da circa dal 2000 finora. Certo. Ho incontrato registi, artisti, ho fatto quella cosa lì, che non è una cosa che si improvvisa, ma ecco, scherzi, in maniera superficiale, ecco, soprattutto perché si deve avere credibilità, così come nella musica, anche nel teatro, quindi insomma, ecco il motivo per cui... Chi ti sono segue, un po' lontana. Ecco, ma chi ti segue lo vede, cioè a prescindere dal percorso che hai fatto anche con Morandi, non nel 92, certo. Insomma ne hai fatte di cose, ma cioè, se uno ha voglia di scoprire, no, basta andare su YouTube e ne trova di cose non poche. Io devo dirti che quando ho scelto il tuo brano a mezz'aria, no, stamattina, dico, ho visto, dico, mamma mia quanto ha fatto sta ragazza, no? E magari le persone neanche lo sanno, ecco perché ti dicevo, il motivo che secondo te ti ha fatto dire ok, questo è il mio mestiere, c'è stato un momento in cui tu l'hai detto, no? Voglio dire, che devi far di ma questo. Ma guarda, ti dico che in realtà la consapevolezza l'ho avuta recentemente, strano a dirsi, perché mentre mi muovevo tra i live con jazzisti, e poi ho lavorato anche con delle formazioni molto particolari, perfino con la banda della Polizia di Stato, quindi 100 elementi, ottoni, cose che suonavano, io cantavo lì da sola in mezzo a questa formazione. Non sono mai stata molto sicura di me, perché chi è sicuro perde di conseguenza la voglia di imparare. Io ho cominciato a capire che questo era il mio mestiere dopo circa 250 repliche di Romeo e Giulietta, Ama e Cambia il Mondo, che è l'opera popolare di cui ho fatto parte fino al 20 ottobre scorso, perché e noi ci siamo preparati per un grande colossal, l'ultimo sogno realizzato dal grandissimo David Zard, con molta molta disciplina e molta fatica e molto sacrificio per mettere veramente in scena una cosa spettacolare, ma fino all'ultimo, quando mi si aprivano all'Arena di Verona, si è aperto il primo momento di questa meravigliosa opera, ancora avevo paura di sbagliare, paura di non essere all'altezza. Forse è questo che mi ha salvato, è questo, voglia. Che ancora adesso mi fa dire no, devi ancora imparare tantissimo, quindi
Ti devo ringraziare questo incontro. Ti confesso una cosa, detta tra noi, tanto non ci sente nessuno, dice, come dicono i più bravi. No, anch'io, io ho fatto la scuola di speaker radiofonico, perché ovviamente venendo dal settore da agente di viaggio non ho, è tutto un altro mestiere. E io, lo speaker, quello che mi ha aiutato, mi ha detto prepara la tua puntata ogni volta come fosse la prima, scrivitela, esatto. Perché sennò vai a friggere. E devo dirti che hai ragione, io ho tutti gli appunti qui di stasera. Era per forza, altrimenti non dai la credibilità che tu dicevi, no? Poi voglio dirti anche un'altra cosa, e questo lo diciamo a tutti: la tua esibizione con la Berti per me è stata tanto di cappello, ragazzi. La Berti che fa i complimenti alla Barbara è stata bellissima. Guarda, come non, cosa non, devo dire che entrare nel mondo di Orietta ha significato ripercorrere anche delle canzoni che sono poi il suo forte, cioè il suo pane. Quindi se lei sono 50 anni che calca il palcoscenico e quando le canta lei queste canzoni sono fortemente aderenti al personaggio, alla sua voce, quindi per me la cosa più difficile era entrare dentro questo mondo senza fare dimenticare la mia presenza, in realtà cercare di farmi notare in qualche modo. Guarda, ancora sono molto sono impregnata proprio del mondo di Orietta dentro di me. Ogni tanto devo scuotermi e dire no, aspetta, io come la canterei? Quindi è un lavoro che secondo me non finirà mai, cioè l'ultima puntata non sarò ancora completamente sicura di aver cantato al massimo queste cose, quindi non ci sono neanche a pensare, vado, canto. Bravo. E poi quel che viene viene. E tra l'altro nell'ultima esecuzione della terza puntata del brano Tu sei quello, devo dirti la verità, la stessa Vanoni ha apprezzato quelle due o tre cose che ho fatto che erano solo mie, si è accorta di questo percorso che cercava di trovare la mia personalità dentro quelle canzoni lì. Certo. Non è cosa facile, ve lo assicuro, perché uno poi tende a fare troppo. Certo. Invece less is more, è quello che io dico ogni volta che salgo sul palco, se me lo permettono, poi in realtà mi fanno fare certe terze. Per esempio con Ivana Spagna sono andata col turbo perché dovevo fare questi colori ad Ivana mentre cantava, e è sempre una sorpresa quello che mi fanno cantare, sinceramente non so mai che cosa mi aspetta, però intanto ti dico che ci stanno ascoltando da Udine, e insieme a te faccio i saluti alla Laura Munini, che qui la gente più sta più aumentano, che poi anch'io mi dico, ma mi sentono un po' da tutto il mondo, e dare valore come dai tu quando sei sul palco, trasmettere quello che hai fatto. Uno cerca di farlo, insomma, ogni sera, considerato che poi la giuria, che sapete essere formata da professionisti, vanno sempre a guardare un po' il particolare, e io queste cose qui mi accadevano 25 anni fa, quando io lavoravo con Gianni Morandi sul palcoscenico. Noi abbiamo fatto prima di Sanremo una tournée di quasi 2 anni, lì era una pischelletta di 25 anni che era giusto che quando faceva qualche nota così lui mi diceva, ma guarda quella nota lì, secondo me lo dovresti fare così. Io sono tornata indietro di 25 anni, per un pelo non torno a essere quella pischella lì, ed è per questo meccanismo televisivo del giudizio sulle note, eccetera. Quindi bisogna stare lì sopra, bisogna stare molto, molto leggeri da quel punto di vista, certo. Cercare di capire che in realtà è una trasmissione televisiva. Certo, ma guarda che bello. E il fatto è che ogni volta che giudicano, poi il pubblico va dietro a questo giudizio e dice no, ma c'ha ragione il giudice. Quindi figurati come mi posso sentire io, che so esattamente quello che sto facendo, ma che regolarmente viene smontato dal giudice. Ma noi ti vogliamo bene anche per questo. Senti, c'è un posto nel mondo dove ti piacerebbe fare un concerto? Guarda, mi piacerebbe in qualunque paese europeo, all'estero, perché in realtà a me non è capitato questa cosa dell'estero. Quando io sono uscita da Sanremo e c'era l'idea di investire per cantare i brani anche in lingua spagnola, eccetera, invece non si è più fatta questa cosa. Mi manca molto il fatto di uscire fuori Cortina, fuori Italia, per cantare. E l'ho fatto con l'opera popolare, perché sono stata in Turchia, sono stata abbastanza in giro. Ed è affascinante lavorare in teatri che non siano italiani. Sicuramente. O in luoghi che non lo siano, anche perché io sono proprio universale, cioè non sono solo italiana, dentro di me ho tante sfumature. Mi piacerebbe sperimentarmi dai quei prossimi 15 anni cantando in lingue diverse dalla mia, insomma. Io ti auguro un mondo di bene, e soprattutto che tu sia sempre piena di entusiasmo e di soddisfazione. E con questo mando il tuo brano a mezz'aria.
Che dici? Con piacere, io lo presento, è scritto da Sandra Von Boris e Enrico Andreini, sono due autori straordinari, e edizioni Upbeat. Sono i Upbeat non sono altro che due miei compagni di viaggio del tour Morandi 93-94, che hanno deciso con me di tirar fuori questo singolo l'anno scorso a ottobre. È un singolo molto elegante, a me piace molto, quindi ve lo dedico. Allora, alla prossima, e grazie per essere stata qui con noi a Vacanze grazie alla radio. Un abbraccio e come sempre forza Santa Barbara, che ti protegga sempre. E andiamo. Guarda. Andiamo alla grande, grazie. Ciao a voi. Di nuovo. Ciao. Ciao. E ragazzi, allora, bellissima chiacchierata con Barbara Cola, personaggio stupendo, grande femminilità. Ecco qua, allora, per tutti quanti noi a mezz'aria, in particolare la dedichiamo alla nostra amica di Udine, che è ovviamente la Laura Munini. Auguri anche a te per San Valentino, a mezz'aria. Questo mare fa così male che partirei. Mi travolge, mi strappa i pensieri, ma non saprei domandarmi perché scappo ancora da me. Neanche mi ascolto ormai, persa in un colpo di vento, lo sai. Se potessi ogni salto nel buio me lo vivrei. Tornerò sui miei passi a cercarti come vorrei. Fare molto di più o anche poco di più, farlo solo per te. Tu che potresti saltare con me. Sarà come scoprire che io sopravviverò. Quando sarai lontano non mi rassegnerò. Forse vorrai fermarti. Quasi sospesa ti aspetterò, e ora sento che sceglierai solo per noi. Il rimpianto è una sera di maggio che scorderà, e il passato sarà più leggero se proverai a trovare con me quella parte di te che parla ancora di noi. Prova una volta a saltare, vedrai. Sarà come scoprire che io sopravviverò. Quando sarai lontano non mi rassegnerò. Forse vorrai fermarti. E ora sento che sceglierai solo per noi. E tu non chiedere, non farlo mai. Non ho certezze adesso, ma stavolta salto nel buio me lo vivrai. Tornerò sui miei passi a cercarti come vorrei. Fare molto di più o anche poco di più, farlo solo per te. Prova davvero a saltare con me. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta.
Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. E come non ringraziare Roberta Russo, grande attrice anche lei. Viaggia in nostra compagnia qui a Vacanza alla Radio con Gianluigi, che tutti i mercoledì sera, fatta eccezione quando ci sono queste particolarità, alle 19.30 vi fa compagnia. I messaggi potete mandarli tutta la settimana al 320 46 87 503, ma tutti i contatti li trovate nella nostra casa www.viaggio.it oppure radiovacanze@gmail.com per i vostri preventivi o per le vostre domande. Ma tutti, ripeto, tutti i contatti non ve li sviscero così, ma sono presenti nel sito www.radiovacanze.com. Bene, allora questo brano, anche qui continuano ad arrivarmi le dediche, grazie ragazzi, mi sembra di essere tornato a qualche anno fa. E allora ho Alessia De Gregorio, la mia accompagnatrice, grande professionista campana, che saluta il suo ragazzo Angelo per quello che gli fa vivere ogni volta, ogni giorno, anche se non è San Valentino, e soprattutto anche la nostra amica dello Sweet Home, un B&B a Portici, una splendida cittadina di Portici. Ma ce n'ho anche un'altra, ragazze, qui non finisce mai. Sergio, un collega di Alitalia, che saluta la figlia per l'emozione che gli dà, specialmente quando l'ha fatto diventare nonno. Agostina da Verona e Renzo ugualmente, poi i fan Maurizio da Civitanova Marche. Dunque grazie per la compagnia che mi fate e non mi lasciate solo. Anche Enrico, il nostro fotografo e cameraman, ha chiamato e ha dice facciamo gli auguri anche ad Anna per il San Valentino, io li faccio alla mia moglie Piera, e speriamo che mi faccia tornare a casa dopo questa puntata. Ma aspettazione, manca, ecco, adesso ricominciamo a parlare di turismo, a parte che non abbiamo mai smesso. Vediamo un po' se il blogger Lorenzo di 2 valigie e mezza, tornando dalla Bit di Milano, ha scoperto qualcosa. Andiamo a sentire. L'abbiamo inviato alla Bit, appunto, a Milano, per vedere se ci sono delle novità dal punto di vista, diciamo, se ha trovato qualcosa di buono. Lorenzo, benvenuto, come stai? Pronto, buonasera a tutti! Eccolo là, il toscanaccio, come stai? Tutto bene. Abbiamo, ci siamo scambiati come sempre le nostre informazioni, perché Lorenzo, come me, va in giro la settimana e trova sempre qualcosa. Senti, sei stata alla Bit, dimmi un po' qualcosa in più, come ti sei trovato? Allora, la Bit è chiaramente una delle massime eccellenze degli eventi, appunto, ci sono in Italia. L'unica cosa che mi ha un po' deluso è stata la partecipazione delle società che hanno aderito all'iniziativa. Cioè, mi è dispiaciuto perché le massime eccellenze italiane purtroppo non tutte hanno accettato l'invito. Eh sì, devo dirti di sì, perché Lorenzo, c'è stato un evento parallelo fatto dal Travel Open Day a un hotel là vicino, capito? Ah, ecco, allora ecco perché forse il motivo. Sì, perché diciamo che anche in un motivo i costi della Bit sono veramente troppo elevati, e tante volte dei tour operator come MSC Crociere è stato all'hotel Melia, appunto a Milano, al Travel Open Day. Dunque c'è stato questo spezzettino di spezzato. Senti, comunque parlando della puntata, nelle notizie che ci siamo scambiati, io vedevo qua le sagre che fanno innamorare. Noi a quest'ora parliamo sempre di queste cose, che dici? Allora, da mangiare sempre in prima linea noi, Allora abbiamo, sentimi a me, la sagra di San Valentino a Pordenone, la città friulana, da domenica 10 al 17 febbraio celebra l'amore con una serie di carrellate. Ci sarà un raduno delle 500, volete epoca, poi c'è la marcia dell'amore, qui non conviene perché ci fanno pedalare. Comunque tutte le informazioni a sanvalentinopn.net.
la sagra di San Valentino a Noala, a Venezia, anche qua, io non so se tu l'hai letto, ma www.comune.noale.ev.vue.it, quando hai finito già ti viene fame. Comunque anche qui c'è, per l'appetito. Certo. Poi c'è i peccati di gola a Carmagnola a Torino, www.comunecarmagnola.to.it. Arte Ciocchiola a Ferrara, questa è bella, oh, Ferrara è una città fantastica, No, Ferrara mi piace da morire, bellissima. Poi c'è la stanza degli amanti, oh ragazzi, andiamo, no? Benvenuto Brunella, Montalcino, qui si torna a casa tua, Vabbè, lasciamo, cioè, Montalcino è uno di quei posti da segnare nell'agenda e almeno una volta l'anno bisognerebbe passarci. Oh, Vinoi, domenica a Firenze, qui ci devi andare, presso l'E-Club, la campagna viticoltura, pronti a spiegare come si beve, va, via. Devo segnare tutto, qua. Poi anche qui abbiamo invece nel quartiere Feristico di Roma la manifestazione Cavalli a Roma, dunque cioccolatina Terni, la città dell'amore, diciamo la città di questo santo che ha celebrato il matrimonio tra pagano, una ragazza pagana e un cittadino, un patrizio romano. Allora, ancora poi c'è San Valentino al Lago di Garda, Garda in Love, abbiamo Peschiera del Garda, Castelnuovo, Lazzise, Bardolino, Garda e il Torri del Binaco, che danno appunto show il meglio di loro in questa settimana. Tu che ne pensi? Sei mai stato al Lago di Garda? Ci siamo stati, sì, magari non proprio per un lungo periodo, magari un mordi e fuggi, però è sicuramente una realtà che è bellissima e va assolutamente valorizzata. Appena avremo occasione di sicuro ci torneremo per più tempo. Ne vale la pena, ci sono stato diverse volte, vale la pena. Poi allora, vediamo un po' che c'è da fare. Ah, lo sapevi che nel Bruxelles in questo periodo si illumina addirittura? Fiumi di luce a San Valentino a Bruxelles, la città... Guarda, ho letto l'articolo e mi ha stupito veramente, cioè guarda, bellissima l'idea, l'iniziativa. Sì, devo dirti anch'io, perché normalmente queste città, no, non brillano certo per queste iniziative, ma per altre cose. Dal 14 al 17 febbraio la quarta edizione di Bridget Bruxelles, il Festival della Luce. E dunque vediamo un po' l'evento con artisti, designer e architetti provenienti da tutto il mondo che sono armati di LED e laser e montano questa cosa molto particolare. Devo dire che c'è una bellissima fotografia, gli itinerari romantici ovviamente e sì, Palazzo di Giustizia come sempre. Ma devo dirti che ha amore nuvole anche qui, dunque ha un all'auditorium, addirittura a 92 metri d'altezza hanno fatto questa rievocazione con tutte queste, molto molto particolare. www.visit.bruxelles.e/en, dunque anche qui un'altra notizia. Bene, andiamo all'intelligenza artificiale. Hai visto qualcosa alla BIT, tornando per quello che riguarda l'intelligenza artificiale nel turismo? Allora, ho visto tantissime start-up, ti dico la verità, però qualcosa a riferimento all'intelligenza artificiale ancora no. Ho visto tanti progetti, tante idee, tante proposte, ma no, su questo no, sono sincero. Diciamo che è bello anche, dovrebbe abbinarsi tutte e due, no? C'è già un po'... Perso. Eccomi, scusami, avevo girato il telefono, non me ne ero accorto. Ti dicevo, bisognerebbe abbinare entrambe, cioè la passione, la professionalità con la tecnologia. Allora si riesce ad avere un bel binomio. Ah, assolutamente sì, è la conferma di quello che penso, insomma, concordo su tutta la linea. E questo ne vale la pena. Oh, un'altra bella notizia, non ci sarà tassa di soggiorno a Roma in più per l'ingresso come a Venezia. Ce l'hanno fatta, mo bisogna aspettare i pullman, vediamo che succede. Quella che ne parlava qualche tempo fa, se non erro, ti ricordi? Sì, ecco, però questa riguarda le persone di afflusso, come a Venezia, che volevano mettere una tassa pure per entrare a Roma, no? E invece sembra di no, sembra che ce l'abbiamo fatta a non essere tassati pure per entrare nella capitale. Sarebbe veramente il colmo. Oh,
c'è un evento a Brescia, non so se l'hai visto l'articolo, lo spettacolo del bel paese illumina il castello dall'8 al 16 febbraio, Silendon, il più importante e affascinante festival delle luci italiano. A Brescia, come abbiamo detto, ha un magnifico castello che ospita appunto il Festival Internazionale delle Luci, ben 300.000 presenze. Oh, ragazzi, sono veramente tante. Se noi sappiamo che Brescia è una cittadina di pochi abitanti rispetto a quello che invece si aspetta, 300.000 sono veramente tante. Allora, dicevo appunto, il visitatore a circa 2 chilometri dalle mura interno al castello, tutti dei percorsi luminosi, allora da non perdere. Tu che ne pensi, Lorenzo? No, guarda, l'idea mi piace da morire, non ho avuto ancora modo di vedere, ora magari mi guarderò su YouTube magari le edizioni precedenti per rendermi conto, però se come tutte le iniziative riescono a centrare l'obiettivo, credo sia una bellissima iniziativa da andarci, insomma. Penso proprio di sì. Allora, vediamo un po' se abbiamo saltato. Non quest'anno, purtroppo ci è arrivato, però dal 2020 agli Uffizi sconti iniziative nel Grande Museo per San Valentino. Io devo dirti che la direzione di questo tedesco mi piace presso gli Uffizi. Tu che ne pensi? Sì, lui è un grandissimo, ti dico la verità. Cioè, mi fece morire l'altro giorno quando vidi in televisione che andava a richiedere ai suoi compatrioti dei quadri che sono stati trafugati durante il periodo del regime tedesco, insomma, e li andava a richiedere ai suoi concittadini. Infatti è stata presiedo un museo di valore mondiale e voi me li dovete rendere, cioè, mi ha fatto proprio piacere come persona. Si sente questo tipo di qualifica e lui la riveste al meglio, insomma. Sono convinto anch'io. Bene, anche allora per questa sera abbiamo commentato tutto. Io ti ringrazio e ci diamo appuntamento stavolta a mercoledì prossimo. Che dici? Assolutamente sì, ci sono. Cioè, siamo come sempre. Allora, un'altra bellissima canzone che dedichiamo a te e alla tua signora, il Palasport con Ti Ripeterò, un bellissimo brano dedicato proprio all'amore nel migliore proprio dell'essenza. I Palasport per te, per la tua famiglia e per tutti noi qui a Vacanze alla Radio. Ciao Lorenzo, ciao, alla prossima. Ciao grande, ciao. Allora ragazzi, abbiamo appunto un bellissimo brano. Vi ricordo che i Palasport sono la cover band ufficiale dei Pooh, con cui Vacanze alla Radio ha un bellissimo rapporto. Se non sai che fare, se non sai che cosa dire, non ci stare male quando senti quelle amiche. Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce. Non ti fare male che sei bella come il sole. Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli lunghi. Non ti rassegnare, spezzerò le tue paure. Non puoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi. Non lasciarti andare, ti consumi solo il cuore. Ti ripeterò. Quando ti ritrovi sola, se ti chiudi in bagno e ti metti un dito in gola, segna sul diario che il destino scritto non esiste, mano nella mano ci riprenderemo il mondo. Ti ripeterò. Per te, se dal fondo pianzerai.
lasciarti andare, che sei bella come il sole. Radiovacanze.com, viaggia in nostra compagnia. Eh sì, viaggia sempre in nostra compagnia. Siamo arrivati purtroppo, dico purtroppo, ai saluti finali. Ora, se ti è piaciuto, se ti sei divertito con noi, parla di Radio Vacanze ai tuoi amici e mandali sul sito www.radiovacanze.com per entrare in contatto con noi. Allora, in chiusura vi ricordo tutte le offerte sul nostro sito www.viaggio.it per quello che riguarda appunto le offerte, e soprattutto scrivetemi proprio a me, a personale oppure WhatsApp al 320 46 87 503 e io vi manderò tutte le proposte che con Parallelo 45, il nostro tour operator di cuore e coccole, vi darò delle chicche che veramente rimarrete a bocca aperta, come Borgo Giusto, un bellissimo albergo diffuso in Toscana, e il Castello di Velona, una cosa veramente da mille una notte, ma non ci sono solo quelle con Marco Sala, c'è tanto veramente per noi. Allora, nel salutarvi e dedicare veramente un bellissimo brano pieno di amore veramente in questa puntata dal nostro amico Paolo, che dice a Lucrezia: oh, guarda che io ti aspetto all'altare, occhio, eh. E allora eccoci qua, Paolo, per te e per la tua via, per tutto Ottavo Alpini, per chi ha voluto bene a questo programma, e io vi aspetto mercoledì prossimo e vi mando i miei saluti con Sandro Giacobbe e Marina Peroni. Ali per volare. Che strana vita sei, adesso che c'è lei, risvegli anche il mio cuore. Quando sto con te, il tempo vola via e non lo so fermare. Ma tu rimani come sei, anch'io ho paura, sai, ma voglio andare avanti. Io ti posso dare quello che non vuoi vedere, le mie mani grandi che sanno accarezzare, ti farò impazzire un'ora prima di dormire. E se penso agli anni miei e a quelli che tu hai, da te dovrei scappare. Ma io conosco come sei e quello che mi dai mi basta per sognare. Io ti posso dare ali per volare, occhi per guardare quello che non vuoi vedere.
la vita, dura la salita, ma si può provare, io e te. Cinque, i continenti da visitare. Quattro, le stagioni dell'anno. Tre, i viaggi da fare in 12 mesi. Due, le valigie da preparare. Una, la radio da ascoltare. Radio Vacanze. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.